Turno Miyagi-Do o All-Star Karate? Ha-ha! Dimitri! Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico sembra quasi rispecchiare il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. E noi non vediamo l'ora che i contendenti ci regalino le prime occasioni importanti. Questo è un complesso sportivo che non passa certo inosservato. Giocare tra queste mura è un sogno per ogni professionista. In campo grandi nomi su due maglie importanti per questo sport. Un vero piacere per gli occhi, anche per i tifosi neutrali. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. La partita è già cominciata. C'è il colpo di testa! Ottima l'azione. Conclusione però non all'altezza. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Pallone lungo in verticale. Di Lorenzo. Politano. Di Lorenzo. Fabian Ruiz. Prova a verticalizzare. Cercano l'azione veloce. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene. Dovranno riprovarci. Di Lorenzo. C'è Giroud. Bennacer. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Zielinski. Che botta! La sua conclusione manca lo specchio della porta. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. C'è la palla lunga in avanti. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Effettua un passaggio lungo. L'avversario ha avuto la meglio. La partita inizia ad animarsi con un'occasione per parte. Tenta la... Il portiere si oppone. Gli nega la gioia del gol, che parata! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. C'è il retropassaggio. Zielinski. Bella, occhio al tiro! Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Che sì. Scatta verso il pallone. A sinistra con il passaggio. Riceve, ecco il tiro! Si esprime in un buon intervento. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Manca proprio qualità nel palleggio, il mister non sarà per niente contento.
Questo errore potrebbe essergli fatale. Che sì. Calabria. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Provano a partire in velocità. Insigne. Iniziativa personale piuttosto pericolosa, ma la difesa ha fatto il suo dovere. Giroud. Aiai, stanno correndo lì. Conclusione! Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Si è mosso rapidamente nella preparazione del tiro, ma non è riuscito a effettuare la conclusione. Prova la conclusione! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. È uno che non si fa mai pregare quando si tratta di tirare in porta. Se c'è spazio a sufficienza, però, fa bene a provarci. Zielinski. Politano. Tonali, di forza. La palla viene rigiocata verso l'interno. Si libera della palla ed evita complicazioni. Tocco preciso. La mette sulla sinistra. Se ne va. Ottima giocata. Scatta verso il pallone. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Scodella in avanti. Opportunità di ripartire. Di Lorenzo. Niente gol né da una parte né dall'altra. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Sicuri in fase di palleggio. Lorenzo Insigne. Si fa largo con grande determinazione. Lorenzo Insigne allarga il gioco sulle fasce. Fabian Ruiz. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Politano! Tocca con la testa. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Koulibaly recupera palla. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. È occasione persa questa, ha sbagliato l'ultimo passaggio. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Sarà rimessa laterale, il pallone è uscito. Grande movimento nello spazio. Ecco che parte il cross. Spazza il più lontano possibile. Insigne. Occasione per il contropiede. Sulla fascia, è libero. Si libera la grande. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. C'è Giroud. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Riceve un pallone interessante. Fischio del direttore di gara, calcio di punizione. La gioca in profondità.
di Lorenzo. Mostrano un buon controllo del gioco. Non c'era spazio. Politano. Fabian Ruiz. Ha calciato forte. Ottima la coordinazione, grande velocità. Il tiro però non è andato a buon fine. Fabian Ruiz è andato subito al tiro. Lasciargli questa libertà però significa correre un rischio enorme. Cerca di pescare il compagno col filtrante. C'è l'opportunità per il contropiede. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Buona la sua progressione palla al piede. E trova il compagno. Provano a ripartire da dietro. Palla a Koulibaly. Lorenzo Insigne. E gli prende splendidamente il tempo in scivolata. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Pallone promettente, il difensore può spingersi in avanti. Conclusione! Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Primo tempo sullo 0-0 e dunque tutto è ancora possibile. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Beh, Fabio, nel secondo tempo le cose possono cambiare. Speriamo che la gara si accenda. Giocata interrotta, devono essere più precisi però nei passaggi e anche nel movimento senza palla. Scatta verso il pallone. E passa! Può calciare la rete! Tiro di Kessi! Può concludere! Che pallone che termina largo, non di molto. Questo è un gran bel tiro. Credo che il portiere non ci sarebbe mai arrivato. Di Lorenzo. Mertens si allunga per arrivare al pallone. Impossibile tirare in queste condizioni. Lo hanno intrappolato. Koulibaly riceve palla. Mario Rui. Fabian Ruiz. Ottimo il fraseggio. Politano. Scatta verso il pallone. È libero di creare pericolo. Cerca il cross in mezzo. Allontana la minaccia. C'è Giroud. Ecco un'occasione di contropiede. Fabian Ruiz. Riconquista la palla. Qui può partire il contropiede. Di Lorenzo. Molto solido il suo intervento difensivo, non si è fatto superare. Lotta, perde l'equilibrio. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Politano. Tenta di scavalcare la mediana. C'è l'opportunità per il contropiede. Cerca di contrastare la pressione dell'avversario. Zielinski. Tonali. Filtra la palla in profondità. Che sì, cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Mario Rui. Spinge cedendo il pallone lungo.
lungo passaggio in avanti. Niente di fatto, azione interrotta. Hanno già riconquistato palla. Elegante. Si libera la grande. Cerca un varco con un pallone lungo. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Ecco il filtrante per Giroud. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. C'è il lungo pallone in avanti. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? L'azione era partita bene, non sono riuscita ad arrivare in area però. Scatta verso il pallone. Colpisce il pallone. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Palla a Koulibaly. Lungo pallone in avanti. Calabria. C'è Giroud. Mertens. Cercano l'azione veloce. Arriva Mertens. Gioca con un pallone lungo. C'è la palla lunga in avanti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. Ibrahimovic dovrà far sentire la sua presenza nella metà campo avversaria. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Mertens vuole la palla. Fabian Ruiz. Occasione per il contropiede. Passaggio filtrante per Ibrahimovic. Intervento duro ma corretto. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ibrahimovic. Decidono di giocarla all'indietro. Koulibaly riceve palla. 0-0, non manca il tempo però per sbloccare il risultato. Palla a Koulibaly. Di Lorenzo. Lungo passaggio in avanti. Scatta verso il pallone. Prosegue nella sua corsa. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Cerca un compagno e trova bene il compagno. Prova il cross. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio, vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Allunga in verticale. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Di Lorenzo. Pallone lungo in verticale. E corner.
spazza via senza fronzoli. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra, non si stanno risparmiando sforzi. Scatta verso il pallone, ha la possibilità di andare verso la porta, la mette dentro. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è, ora devono avere solo fortuna. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Opta per il lancio lungo. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Continua ad avanzare verso l'area. È in ottima posizione. Il direttore di gara decreta un calcio di punizione. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Posizione invitante, potrebbe anche provare una conclusione diretta. Non è vicinissimo, ma chissà, se se la sente fa bene a provarci. Florenzi, un gol pazzesco! Questo è un gol stupendo, stupendo! Ed è arrivato il gol che sognavano dall'inizio. Una traiettoria strepitosa. Tecnicamente perfetto, non c'è che dire. Ha messo la palla esattamente dove voleva. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita. È stato un cambio veramente azzeccato. Punteggio di 1-0 a Referto. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Scodella in avanti. Zielinski. Palla filtrante per Mertens. Prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Niente cartellino in questa occasione, ma l'arbitro non gli risparmia una ramanzina. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Tentativo di allungare il gioco. Pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Florenzi, salta, grande questa parata! La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Bakayoko, c'è fallo. E qui forse meritava un giallo, il richiamo per adesso è solamente verbale. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. Questa è un'altra opportunità per rendere il vantaggio ancora più pesante. Florenzi! E riesce a spazzare la via. E la difesa se la cava con grande mestiere. Ci mette una pezza. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Koulibaly riceve palla. Cerca la profondità. Non c'è più tempo, finisce qui. Uno scontro combattutissimo. Ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Un finale in cui è successo di tutto e sono stati proprio gli ultimi minuti a determinare la vittoria. Hanno dato fondo a tutto quello che gli era rimasto nelle gambe.
A volte, quando talento e qualità non bastano, si fa risultato con grinta e caparbietà. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.